Ehi la ciurma, io sono Mazzetese e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Allora ragazzi, continuerò questa serie ancora per un pizzico, come detto nei commenti. Io vi invito a far sentire che vi interessa ancora questa serie e per gli ultimi episodi ancora che andrò a fare. Gli obiettivi principali sono trovare il pianeta Terra e cercare di arrivare al centro della galassia. Magari spero di riuscire a concludere entro il video numero 70, diciamo, indicativamente. A meno che, appunto, non vi dimostriate così soddisfatti, diciamo, di Spore da non spolliciare violentemente. Nel senso che se per caso ci fossero un sacco di mi piace, diciamo, posso tenere più in considerazione anche il fatto di continuarla. Allora, quello che vorrei andare a capire è dov'è posizionata la Terra per andare a cercarla. Allora, qua mi ha detto, cioè, questa è la posizione della Terra nella galassia in base a come è collocata la galassia. Qua i bracci sono leggermente diversi uno dall'altro. E quindi, cosa sta succedendo? Quindi, allora, qua mi sembra che sia esattamente orientata come ce l'abbiamo noi adesso, eh. Questo è così, 1, 2, 1, 2, forse è leggermente così. Questo è tutto dritto, con una breve cosa là. E là dovrebbe esserci la Terra, quindi qua, in quella zona là. Dopo quel piccolo buco là. E poi c'è qua, sì? Sì, non è neanche troppo lontana da casa, allora. Non è neanche troppo lontana da casa. Allora, io adesso volevo capire un attimo qual è che era già il buco nero per farci tornare in là. Non ricordo. Però è in giù di qua. Per forza. Perché là avevamo i nostri altri pianeti, vero? Sì, là. Da noi colonizzati. Quindi deve essere là sotto che andremo a cercare il nostro buco nero per tornare a casa. Allora, ok, qua vengono questi due pianeti. Vediamo se lo vediamo da qua il buco nero. No, non si vede, ma deve essere in giù di qua, no? Ah, eccolo, deve essere lui. Vediamo. Sì, è lui. Ok, allora entriamo dentro il buco nero, tornare a casa. Dopo un bel po' di tempo, un po' di Enterprise morte. Sì, tra l'altro c'è ancora il disastro ecologico di Marbia, ma diciamo che non è la nostra priorità ora come ora. E comunque, appunto, dicevo prima il discorso dei mi piace, cioè se vedo che riceviamo un tot di mi piace, che quindi la serie è molto seguita, perché i commenti non sono tanti, ragazzi, cioè nel senso, metto solo un attimo in pausa per fare questo discorso. Essendoci pochi commenti e pochi mi piace, le visualizzazioni sono comunque abbastanza. Però non sapendo niente di chi è che lo va a vedere là e perché lo va a vedere, se gli piace, se per caso c'è finito là per caso, non posso sapere tanto quanto vi interessa, capito? E quindi, se non ci sono tanti mi piace, tanti commenti, secondo me la serie sta, cioè nel senso, a me indicativamente sembra che sia abbastanza sul termine. Se per caso dovessimo invece vedere, cioè dovessi vedere che ci sono tanti commenti e tanti mi piace in questi ultimi episodi, posso farla continuare. Però se io non ho una risposta da parte vostra, ho avuto due commenti, sì, nello scorso video, però insomma ci sono state tipo 35 visualizzazioni, forse 40. Quindi, boh, nel senso, non è che quei due non contano niente per me. Infatti sto continuando questi episodi apposta anche per loro. Però ecco, se siete interessati, continuo, ma devo capire, cioè nel senso, devo capirlo ben di preciso. E abbiamo solo 2 minuti. Non vado a salvare il pianeta Pinco Pallino. Ah, eccoci di nuovo a Tarantella. Andiamo a ricaricare un attimo solo l'astronave. Ok, volete comprare qualcosa? Ma a parte che tanto non ci serve. Soldi ne abbiamo se per caso dovessimo andare a... l'ecosistema è in collasso, vedremo che cosa succede. Non lo so, non ho mai fatto collassare un sistema effettivamente. Ora che ci penso, allora devo andare
Vedi, qua però è... No, riusciamo a passare di là. Ok, ottimo. Allora, dovrebbe essere... Sì, ce n'è ancora un po' da arrivare là. Speriamo che ci basti l'energia dell'astronave. No, là non ci arriviamo assolutamente per nulla al mondo. Qua ci arriviamo. Ah, aspetta, ci sono delle stelle qua. Possiamo forse fare un... Sì? È ancora più in giù, no? Sì, è dopo quella gran voragine. E qua la gran voragine. Sì, dovrebbe essere dopo questo spazio. Ma forse anche un po' più indietro, perché sì, forse deve essere in questa zona un po' più indietro. Tipo qua? No, forse qua. Oh, vediamo un po'. Fido, Zorus, Sianta, Medos. Allora, credo che dobbiamo andare a cercare un sole giallo. Ah, guardiamo un attimo qua. Un po' ah, naturalmente sono andato a cercare dov'è, perché se no andassimo a cercare tutta la galassia per capire dov'è. Ah, allora. Deve essere. Aspetta, no. Allora. Cerchiamo di vedere un attimo com'è. Allora, quello ce l'ha orientato più così, vero? Un po' così. Però ha dei neri neri là. Io questo buco nero nero non lo vedo tanto mica, eh. Forse più in giù. Forse laggiù. Forse più in giù allora. Ok, sì, non me ne frega niente di lì, Irena. Forse è là a sto punto allora. Però mi sembra tanto in là quello dal centro della galassia. Là è molto più vicino al centro della galassia. Che non sia il braccio sbagliato, che non sia questo il braccio giusto. Perché questo è quello più continuativo. Forse questo è quello più continuativo. Noi dobbiamo andare in quello sotto. Sì. Sì, probabilmente qua. Abbiamo sbagliato braccio, sì. Abbiamo sbagliato braccio. Torniamo a casa. Prima spedizione fallita miseramente. Abbiamo sbagliato proprio totalmente zona. Vediamo se riesco ad arrivarci a casa, bei bimbi, perché... Ci arriva là? No. Devo andare qua? Ok. Ok. Ehi? Ok, dai che stiamo tornando pian piano a casa. La batteria è scarica praticamente qua, ma ce la faremo, dai, confido nel potere delle carte. Chi è che diceva sta cosa? Forse era Yu-Gi-Oh! Che diceva sta roba, confido nel potere delle carte. Mi fido del potere delle carte. Boh.
Mangia il potere delle tue carte. Mangia le carte. Mangia la carta. Che ne so, non mi ricordo più. Sono vecchio, ragazzi. Sono vecchio per queste cose. Per ricordare. Sono soltanto più bravo a dimenticare. Allora, andiamo a ricaricarci un attimo. Che qua non abbiamo più nessuna energia. Allora, adesso però credo che non abbiamo nessun. A pensarci, non abbiamo nessun. Buco nero che ci porti là sotto, sapete? Non abbiamo nessun buco nero che ci porti là. Ne abbiamo uno che ci porta in questo braccio, ma non ci agevola per nulla, per noi dobbiamo andare in quello. Possiamo provare ad andarci passando dal centro della galassia, sempre se non ci picchiano. Ma basta sto pianeta Marbia, Cribbio. Abbiamo capito, stanno morendo tutti, che muoio, noi dobbiamo cercare la Terra. Là c'è della gente che ci saluta, scusate ma stiamo andando un po' di fretta, dobbiamo andare sulla Terra. Dov'è che arriva l'altro braccio della galassia? Dai, altro braccio della galassia. Ah, là ci sono delle robe strane che non so cosa siano. Se sta roba posso andare? No. Qua c'è un buco nero, tra l'altro. Cos'è quella roba? Non lo so. Sono delle cose da centro della galassia. Sì, ci stiamo avvicinando al braccio, pian pianino. Abbiamo già praticamente finito l'energia, ma vabbè. Un altro buco nero. Ok. Ok, mi sa che stiamo entrando nel secondo braccio. Sì, qui secondo, non c'è nel braccio sotto il nostro, ecco. Sì, qui c'è tutta la zona centro della galassia. Per cui noi magari non ci avviciniamo troppo visto che ci sono i Grox. E andiamo in su. Stiamo andando nel braccio giusto, vero? Sì, ok. Almeno speriamo sia quello giusto, perché già prima abbiamo fatto un grande errore. UFO stili stanno saccheggiando Berro. Non so cosa dirti, Berro mio. Berro mio. Ma qua c'era un braccio che conoscevamo. Da dove andava, tra l'altro? Ah, da là. Ma porca d'una miseria, vabbè. Buono sapersi. Dovrebbe esserci una mappa più precisa. Secondo me il problema di disporre parte galattica è che non ci hanno troppo pensato, nel senso l'hanno fatto mega super enorme, ma l'hanno lasciato un po' a se stesso, nel senso che non ci hanno investito tantissimo. È anche il motivo per cui poi hanno fatto Galactic Adventures. Cioè, la gente sta giocando tantissimo la nostra parte galattica, ma la nostra parte galattica non è pensata per durare un'eternità, perché ops, non ci ho fatto caso, avevamo finito tutta l'energia, lol. Niente, dobbiamo rifarlo da capo, però se non altro abbiamo visto che c'era il buco che ci portava in là, sono stato stupido io, abbiamo fatto un sacco di strada a vuoto. Yeee, un'astronave nuova, ok. Un'astronave nuova di Zek. Ah, e siamo qua sotto, ottimo perché ci servirà il. Ah, dov'è che era quell'affare che avevamo visto, quel buco nero che ci portava in là? Forse era più indietro. Perché noi abbiamo bisogno di andare. Aspetta, forse è questo, eh? Questo qua. Deve essere lui, sì. Andiamo. Sì, siamo stati depredati, ok.
Cioè, per carità, non è che non è bella la fase spazio, ma è mal gestita, a mio parere. Perché il problema è che la parte più bella, cioè, Spore era stato pensato come, ah, ti fai evolvere tutta la gente. Però dura poco l'evoluzione alla fin fine, nel senso sono poi dei minigiochini. La parte che dura tanto è poi la parte spaziale, effettivamente. Ma non le hanno dato il peso che doveva avere, insomma. Cioè, alla fine diventa un grande 4X spaziale, cioè un grande gioco di esplorazione e tutto nella fase spaziale, ma pensato più o meno, nel senso che ci sono un sacco di cose che avrebbero potuto sistemare meglio. Con la colonizzazione, che alla fin fine diventa sempre uguale a se stessa, il fatto che comunque hai solo la tua astronave che fa le cose. Non lo so, ma poi è inutile che ne parlo adesso, perché tanto poi probabilmente farò una recensione quando finiremo questa serie, come faccio solitamente, la recensione dei vari giochi che vado a completare. E boh, allora adesso dovremmo esserci, no? Dovrebbe essere. Allora, là c'è la parte vuota, no? Allora, là c'è il buco nero con quelle stelle. E qua c'è questa zona, la indica. È più o meno dove siamo adesso, indica. Antavia, Netus, Verus, che non si fosse più indietro. No, Elis, credevo Helios. Allora. No, mi sa che siamo un po' lontani qua. Marco 23, oddio! Il nostro amico. Marco 80, oddio! Gli Illuminati confirmed. Cioè, vedo il pianeta Marco 23 e ci scrive Marco 88. Qua stiamo distruggendo l'astronave, tra l'altro, di nuovo. Se non troviamo un posto dove c'è gente che ce la ripara. Ci sono delle razze qua che ci possono riparare l'astronave, Plox. Sì, c'è gente qua. Sono cattivi, ma una ricarica ce la fate? 45.000, 51.000. E vabbè, però c'era necessario. Impero Pinco Pallino. Grazie, cioè nel senso così non dobbiamo fare un'altra volta il giro. Allora, mi dice miau e noi gli diciamo miau. Allora. È una zona un po' separata. Allora, è più in giù innanzitutto. Deve essere in una zona tipo questa. È quella? No, perché c'ha tipo tre soli messi così. Il casino è anche che è disabitata. Il casino è anche che è disabitata la Terra. Tre. Questi mi sembrano tre soli messi più o meno come quelli. No, perché se zoom a me non ne vede tre. Questi tre. Con uno più in su ci. Ma porca d'una miseria! Con uno più in su, sì. E con uno un po' più in qua, sì. Quindi deve essere tipo in questa zona qua. Allora, vediamo. C'ha 1, 2, 3. Aspetta, allora, 1, 2, 3. Che sono questi, suppongo. E l'altro più in su.
che questo. Allora, giriamolo un attimo. Quello là e questo qua. Ma dovrebbe essere più o meno dove siamo noi. Sole! Ragazzi, l'abbiamo trovato. Mercurio, Venere, Terra, Luna, Marte. E lei, Venere, Giove, Mercurio, Marte, la Terra con la Luna. È un pianeta anche la Luna, allora. Urano, Saturno, con Titano, Nettuno. E Plutone, anche qua non se lo fila nessuno. Allora. Andiamo a vedere la Terra. Andiamo a vedere la Terra. Ma miau, ho capito, miau. I grossi ci stanno attendendo. Destino manifesto, trova la Terra. Sì! È lei, ragazzi, è la nostra amica Terra. Allora, vediamo se troviamo qualche posto nuoto. Sì! Guardate! Stiamo passando sopra l'Italia. Questa è la nostra Italia. Vi vedete? Vi vedete qua? È lei, la Francia, la Spagna, il Portogallo, Inghilterra. Guardate i geyser dell'Olanda. Eh sì, dell'Islanda. La Groenlandia. Vabbè, qua c'è il Sud America, il Nord America, l'Antartide, è proprio uguale. L'Australia, l'Indonesia, qua c'è il Vietnam, la Cina, il Giappone. E guardate che si vedono anche tutti gli altri pianeti dietro. Saturno, Nettuno, Urano, la Luna. Andiamo a visitare la Luna, dai. In sto episodio sta durando un po' di più, ma. Cioè, ragazzi. E lei è la nostra amata Luna. Con spezie gialla, lol. Il sole, guardate che bello. E questa è la Terra? Sì, tutta blu. Che bello. Sì, arriva proprio un asteroide. E Venere, andiamo a trovare Venere. Ma come è una trappola i pirati? Ma dai. Su Venere. Are you kidding me? Ok, ciao. Raccogliamo i soldi. Marco mi sta raccontando delle cose, ma adesso sto registrando. Marco 88. Venere. Venere. Che poi lo sa che registro spore, ma che chiesa. Mercurio. Il fatto di Mercurio è che è più rosso di quanto non dovrebbe essere, perché è grigio di base Mercurio, mentre qua è tutto rosso lavico, tipo Marte. Mentre in real life non è poi tanto così. Dov'è Marte invece? Marte è qua. Ma alla Terra ci sono degli animali, tra l'altro, dice. Non è disabitata. Ecco il nostro pianeta rosso. Yeee! Yeah! Yeee! Yeah! E basta sto pianeta, sto disastro ecologico, Cribbio. Giove, che è un gigante gassoso. LOL, è un gigante gassoso, è troppo pericoloso. Bellissimo, non avevo mai incontrato dei giganti gassosi finora. Quindi anche non potremo andare su Saturno. Infatti è un gigante gassoso. Ma Urano è troppo grande, anche lui è un gigante gassoso. E Nettuno, anche lui è un gigante gassoso. Sono troppo grandi loro comunque. Vabbè, le proporzioni non sono rispettate per niente. Però, boh, niente, questo è quanto. Diciamo che a questo punto possiamo salvare e salutarci. Per questo episodio è tutto. Io spero vi sia piaciuto il fatto di andare a trovare la nostra amica Terra e di andare a fare questa piccola esplorazione. Nei prossimi episodi andremo a cercare di raggiungere un po' il centro della galassia picchiando i Grox, continuando, diciamo, il lavoro degli altri episodi, degli scorsi episodi.
Io davvero vi invito a lasciare un mi piace e dei commenti se volete che la serie continui, perché altrimenti probabilmente verso l'episodio 70 finirà. E niente, però nel senso non è che deve continuare per forza. Secondo me è anche giusto che si dia spazio a qualche cosa di nuovo. Sono molto aperto a proposte, diciamo, ecco, magari non comprare mille giochi perché diciamo il mio budget è un po' limitato, però insomma, parliamone. Sono qui per voi. Ci vediamo, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi, se per caso non l'avete già fatto, la mia pagina Facebook è in descrizione, io vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!